Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo Guglielmo Tell. Questo video sarà un pochino diverso dal solito perché vorrei rispondere a una domanda. Esiste la normalità? L'idea mi è venuta perché mi hanno chiesto di parlare di un film che si chiama Three Generations, una famiglia quasi perfetta, che esce nelle sale questo giovedì. E io ero pronto a dire di no, come ho fatto con gli altri mille film che mi hanno fatto vedere. Poi in realtà sono andato all'anteprima e mi sono innamorato. Bando alle ciance, iniziamo col video. Flavietta mi scrive su Instagram: mi fanno paura i polsi. Cosa vorresti? Le mani attaccate al gomito direttamente? Io metto la freccia nel senso che faccio il ticchettio con la voce quando supero le persone a piedi. Ok, blocca. Costanza Pontillo scrive: quando leggo, parlo, ascolto, traslittero le parole in greco antico. Ma tu hai mai provato a tipo vedere un prete? Prova a toccare l'acqua santa, vedi se frizzica. Jessica Marino mi scrive su Facebook: quando ero piccola, e a volte ancora adesso, mi sento in colpa per gli oggetti. Ti spiego, ci sono due quaderni. Io prendo quello di destra, quello di sinistra si sentirà solo. È triste perché non ho preso lui. Ma se prendo lui e poso quell'altro, allora poi sarà triste quello. E se li prendo tutti e due, oddio, ci sono altri quaderni sotto. Son male, lo so. Sì. Clarissa Clemente scrive: da piccola pensavo che gli attori, quando morivano nei film, morivano veramente, scegliendo apposta le persone che volevano suicidarsi. Io mi chiamo Gianmerda e nella vita faccio il cozzaro. Apro le cozze al mercato del pesce. Chi mani? Allora, senti un po', cosa ne pensi della vita? Voglio morire. Perfetto, è lui ragazzi, merda. È lui, bravo, bravo. Fammola finita, dai, riga. Gaia scrive: avevo 12 anni, la professoressa di italiano ci dà come compito a casa questo: delinea il profilo del tuo compagno di banco. Tutta la classe aveva capito che bisognava scrivere un tema. Io mi sono presentata con un ritratto. Su Twitter Romy scrive: da piccola guardavo La Valle Incantata e desideravo tanto essere un dinosauro. E quando mangiavo l'insalata mi sentivo quasi parte del loro branco. Cara Rob, io ti racconto questo aneddoto. Da bambino sono tornato a casa e ho beccato i miei fratelli che stavano scalzi per il salone, camminavano, per terra c'erano fette di prosciutto crudo, loro le schiacciavano col piede e poi raggiungevano con la bocca il loro piede e mangiavano il prosciutto fingendosi Tyrannosaurus Rex. A Valle Incantata, per salone incantato. Quando ho scoperto che tra le mie amiche ero l'unica a non lavare l'uovo con guscio prima di cuocere. Cioè le tue amiche fanno il bagno all'uovo. Scusate, mi potete scrivere qua sotto se voi lavate l'uovo? Allora, Francesca Franco su Instagram mi scrive: vedere i video del dottor Pimple Popper alle mie amiche dicendo che sono appaganti e loro vomitano. Io, ragazzi, a questo punto voglio vederne uno. Io non me lo faccio vedere per rispetto, vi metto il link sotto se volete vederlo. Sembra non ci sia niente qua. Ah, questa c'ha l'alien che gli esce dalla schiena, ragazzi. Avete presente quando uno dice: ti mangi il cioccolato e ti vengono i brufoli? Questi si sono mangiati la Kinder. Sta partorendo un verme! Martina scrive: quando le mie compagne di scuola mi raccontavano ogni particolare della loro vita sessuale e io nemmeno ne avevo una. Ti sono molto vicino. Io da ragazzino non sapevo nemmeno cosa fosse il sesso. Pensavo che fosse una parola con troppe S. E ancora oggi non lo so. Shiver Mouse mi scrive: sempre e comunque quando arriva il cliché si parla di persone bisessuali in modo negativo, mettendo enfasi sulla non esistenza di questi ultimi, mi sento fuori posto. Io esisto, porca zozza. Certo che esisti. È la loro intelligenza che non esiste. Quando parlavo da sola allo specchio immaginando una conversazione con altre due persone e mia sorella mi ha sentito. Fabiola. Allora, ti racconto questa cosa, vi prego, non vi prendete in giro. Allora, io da ragazzino amavo tantissimo andare sul balcone e improvvisare canzoni della Disney come se io fossi al centro del mondo. Sono lacrime di smeraldo, rigano la faccia, scavano solchi come fiumi, sono lacrime. E un giorno una canzone intera l'ha sentita mio fratello e ancora mi piglia per il culo. Flavia che scrive: sono una, ok, ti dico la più grossa, sono nata con i capelli rossi ed è tutta la vita che mi sento non normale, a causa delle prese in giro e dei pregiudizi della gente, fino ai 17 anni almeno, quando l'ennesimo tizio fuori da un centro commerciale mi fa con odio: roscia tua chiusa. Io ho deciso di scurirmi il colore a vita. Il rosso è il colore di capelli più figo che esista, non si fa! Cioè io pagherei
miliardi per essere nato con i capelli rossi. Io li adoro. E quelli che mi fanno roscio chiuso, io faccio: tiè, sfiga a te. Flavia, tu sei una cogliona, però posso dirtelo. Non sei diversa, sei rara, che è ancora meglio. Andy scrive: io ho passato una vita a vergognarmi della mia non normalità, ma adesso è la cosa di cui vado più fiero. Quindi, sempre go. Ti rispondo con una frase bellissima che dice Susan Sarandon nel film, che fa: ma perché d'un tratto tutti vogliono essere normali? Non è meglio essere autentici? Secondo me ce lo fai poster. Adesso tatuatela. Mandy mi scrive: ho passato tutta la mia infanzia tra bambine che volevano fare le dottoresse e le principesse. Io invece volevo fare la benzinaia. Frollo mi scrive su Instagram: da 19 anni della mia vita sono femmina solo fisicamente. Mi piace lo sport, guardare le partite di calcio. Sono interista. Vabbè, non ci capisco un cazzo. Giocare a videogames e vedere film horror thriller. E beh, dire che odio fare shopping è poco. Mi sento a mio agio solo in negozi di abbigliamento maschile. Vesto praticamente sempre come un uomo, scarpe comprese. Sono contento che tu abbia parlato di questa cosa con me, anche perché credo di essere la persona con meno pregiudizi sulla faccia della terra. Voglio dire, io mi sono vestito da donna per 9 anni su questo canale e guarda dove sono arrivato, sul pavimento di casa mia. Comunque, a parte gli scherzi, io ti faccio un solo augurio, che è quello di essere felice. Per il resto, una volta che avrai capito cosa vuoi fare, fottitene degli altri, io ti sostengo, respect. Io direi che tutti questi commenti che abbiamo letto insieme, più tutti gli altri che ho letto solamente io, credo rispondano alla mia domanda, che poi è anche il titolo del video: nessuno è normale. E forse, secondo me, è anche questa la bellezza della vita. Quindi quando qualcuno verrà da voi e vi dirà che siete normale, voi gli risponderete: non è vero, io sono bellissimo, me l'ha detto Guglielmo. E siamo giunti alla fine di questo video. Se non l'avete fatto ancora, fatemi sapere nei commenti qua sotto quando è che non vi siete sentiti normali, oppure quando è che la vostra anormalità vi ha fatto sentire speciali. E se andrete a vedere il film, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto. Ciao! Lacrime, 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 lacrime di smeraldo. Yeah, yeah!